L'Abruzzo da bere piace ai milanesi. Lo avevamo scoperto lo scorso anno e la conferma è arrivata puntuale anche in questa edizione 2013, in cui 30 produttori hanno avuto modo di presentare i loro vini ad appassionati nella prima giornata e nella successiva, quella del lunedì, agli addetti ai lavori, quindi ristoratori, enotecari, distributori. Questo Abruzzo di sera è andato in scena in un locale storico del centro di Milano, l'Osteria del Treno, nella Sala Liberty. Il feeling tra l'Abruzzo e Milano è destinato a consolidarsi con l'avvicinarsi del tanto atteso Expo 2015. Ascoltiamo Mauro Febbo, assessore regionale alle politiche agricole. Vorremmo fare qualcosa di grande, qualcosa di importante, può essere il tassello che manca al nostro vino e quindi a tutto ciò che rappresenta il vino per l'economia agricola abruzzese per una svolta. A sostenere l'impegno dei consorzi di tutela della regione, il Movimento Turismo del Vino. Il presidente Nicola D'Auria sottolinea l'importanza della giornata tecnica di Abruzzo di sera. Spero che questi contatti con delle persone un po' dirette possa premiare i piccoli produttori, portare a casa qualche conoscenza positiva con qualche distributore, enoteca, ristorante, e chiaramente è qualcosa di più tangibile. Tra gli ospiti anche il gastronauta di Radio 24, Davide Paolini, che a fianco dei consolidati Montepulciano d'Abruzzo e Trebbiano d'Abruzzo esprime positive valutazioni su un altro autoctono. Ora sta venendo forte anche il pecorino, un vino bianco che secondo me sta crescendo molto. Poi in Abruzzo ci sono prodotti straordinari. Presidente del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo, Tonino Verna, una serata che si conferma straordinaria. Una serata che dà forza alla grande volontà messa in piedi dal Consorzio insieme alle aziende dell'Abruzzo Enologico per valorizzare i nostri prodotti e il nostro territorio. Sicuramente questi eventi danno quella benzina di cui necessita soprattutto la regione Abruzzo in questo momento, dove la depressione regna su tutti gli altri settori merceologici. L'Abruzzo Enologico segna un segno positivo e noi dobbiamo cogliere questi momenti, fare squadra, stare insieme. Milano la ritroviamo un anno dopo con tanta più voglia e tanta più percezione da parte nostra dell'interesse del consumatore milanese e degli addetti ai lavori interessati ai nostri prodotti. E la chiave di lettura che il Consiglio di Amministrazione, io in particolare del Consorzio, diamo di questo momento economico e culturale, un elemento di forza per dare una mano alla finanza delle nostre aziende. Alessandro Nicodemi, presidente della DOCG Colline Teramane, una distribuzione del territorio enologico completamente diversa dal passato. A distanza di tempo, qual è il suo giudizio? Io torno a dire quello che ho sempre detto, lo trovo positivo. Io credo che i nostri padri fondatori della nostra DOC, denominazione diciamo principe, hanno commesso, ahimè, un errore di fondo, cioè uniformare e massificare un vitigno che, torno a ripetere, da Martinsicuro a Vasto, passando ovviamente per l'Aquila, non può esprimere diciamo lo stesso vino con la stessa denominazione. Abbiamo delle sfaccettature differenti e tutto questo piano piano si sta verificando. Quello che, ripeto, si verifica già da decenni in altre regioni. Il Sangiovese Grosso è il Sangiovese per tutta la Toscana, però si distingue in Chianti, Brunello, Rosso di Montalcino. È normale che sia così. Ecco, con Abruzzo di sera facciamo un po' il punto della situazione da un'ottica particolare, quella delle donne del vino, presidente dell'Abruzzo per le donne del vino e Valentina Di Camillo. La presenza importante di produttrici conferma comunque questo impegno della donna nel mondo del vino, ma anche il consumatore finale, la ricezione si sta caratterizzando anche in professionalità femminili. Proprio io personalmente con la mia azienda ho avuto dei contatti importanti con donne che confermano proprio questa sensibilità e anche questa grande conoscenza del mondo del vino. Un'impressione su questo vino che state gustando? Noi stiamo testando un po' l'opinione dei consumatori. Diciamo che i vini abruzzesi sono una scoperta. Una scoperta? Sì, perché è dall'anno scorso, abbiamo provato l'anno scorso, siamo ritornati perché
non pensavamo di trovare tutte le eccellenze, diciamo. Cioè, uno diverso dall'altro, però tutti buoni. Un bianco anche lei sta gustando? Un bianco di due aziende diverse, due vini diversi, ovviamente. Poi, come diceva mia moglie, pecorino e la cococcella. Cococciola, mi scusi. No, ma è bello anche cococciola. E cococciola, diamo ragione, sono stati l'anno scorso delle scoperte che non conoscevo. Qui sono state delle grosse scoperte. Un complimento a tutti i produttori abruzzesi per questa lavorazione che stanno proponendo, non il classico vino. Io ho sempre conosciuto il Montepulciano e quindi sono venuto diretto sul Montepulciano, devo dire ottimo. Ora sto assaggiando il Cerasuolo e spero di tenere, insomma, per un po' di assaggi. Comunque è una bellissima iniziativa. Un vostro parere su questo vino abruzzese che state gustando? È buonissimo, frizzante, fresco, buonissimo. Che cosa avete scelto di bianco? Pecorino. Anche quello è un pecorino, le piace? Molto buono. Lei non beve? Va sul rosso soltanto. Montepulciano. Anellini alla pecorara? Sì. E Cerasuolo. Ottimo accostamento, devo dire. Veramente molto buono. I vini di Abruzzo che mi piacciono più sono il Cerasuolo d'Abruzzo e il pecorino. Il pecorino? Sì. Ha provato la cococciola? No. Provi la cococciola che sarà una rivelazione anche quella. Sarò molto lieto di farlo. Giuseppe Cavaliere della Regione Abruzzo, agronomo, è uno degli esperti che da sempre segue appunto l'evoluzione della vitivinicoltura, dell'enologia. Chiacchierando, diciamo così, amichevolmente, si faceva un po' il punto della situazione rispetto ad alcuni anni fa. Che cosa è cambiato che ha dato questo slancio? Qua sono cambiate tante cose, innanzitutto è cambiata la politica vitivinicola in senso generale, quindi le direttive europee con l'abolizione di alcuni incentivi che venivano dati prima, tipo la distillazione, l'arricchimento. Poi soprattutto secondo me è maturata la consapevolezza da parte del mondo produttivo che occorre essere protagonisti del proprio futuro e quindi i produttori attraverso i consorzi di tutela, attraverso anche altri organismi si sono fatti carico del proprio futuro, dell'organizzazione di queste manifestazioni, del Vinitaly, di tante altre, quindi in qualche modo si è cresciuti e secondo me abbiamo imboccato una strada che porterà l'Abruzzo molto lontano, perché abbiamo capacità, potenzialità, professionalità tali da sfruttare nel minor modo possibile. Noi pensiamo anche attraverso la Regione Abruzzo gli incentivi che stiamo dando siano stati utilizzati e verranno utilizzati in maniera molto proficua, quindi questa è la strada giusta, continuiamo su questa strada perché gli obiettivi che abbiamo di fronte sono tanti ma sono raggiungibili in maniera concreta. Ecco, ad un tecnico una domanda un po' elaborata, i controlli, no? Molto spesso noi ci portiamo dietro questa battuta, mi sono fermata all'autogrill eccetera, insomma, per significare che spesso c'è un prodotto non all'altezza messo a disposizione della clientela. Questi controlli quando decolleranno in maniera così efficace da raggiungere anche questi punti lontani? Allora, una parte dei controlli, i controlli a monte già sono stati avviati da 3 o 4 anni perché appunto i famosi organismi di controllo già operano dal 2009, quindi diciamo tutta la parte dei controlli a monte nel vigneto e in cantina già sono partiti, manca la parte dei controlli a valle, cioè quelli come dicevi tu Pasquale nella grande distribuzione, per esempio nelle enoteche, è un compito che tocca al consorzio di tutela perché l'attività di vigilanza è affidata ai consorzi di tutela. So che i consorzi di tutela abruzzesi si stanno organizzando e credo per la fine dell'anno, massimo inizio dell'anno prossimo, partirà anche quest'ultimo pezzo di controllo della filiera. Marco Magnani, ristoratore, e con la sua impressione così generale sui vini d'Abruzzo e la loro collocazione nel sistema della ristorazione. Ma i vini d'Abruzzo sono degli ottimi prodotti, per quanto mi riguarda nel mio ristorante trovano buono spazio, insomma, l'Italia è grande, però si riesce a piazzarli bene, ecco, li si vende bene, c'è una buona richiesta,
Beh, il Montepulciano d'Abruzzo senz'altro è il prodotto, quello forse più conosciuto, ecco, per quanto riguarda il rosso. Ho notato ultimamente una crescita sul pecorino, ecco, il pecorino vedo che, non so se è il nome, comunque il prodotto senz'altro fuori discussione, sta ottenendo degli ottimi risultati. Ecco, sugli altri autoctoni ce ne sono di alcuni che hanno dei nomi molto particolari, come altro che pecorino, la passerina, il passerina, montonico, la cococciola. No, no, vabbè, è chiaro, la passerina anche lei sta arrivando, forse nonostante per assurdo il nome sia ancora più altisonante, è meno conosciuta almeno per quello che è la mia zona, ecco. Si trova il suo ristorante? Provincia di Cremona. Può anche dirci il nome, non si preoccupa. Sì, va bene, si chiama La Cuccagna, siamo sperduti nella campagna cremasca. Mattia Sbattini ha un'enoteca, ecco, che tipo di interesse c'è nel mondo dell'enoteca per il nostro vino abruzzese? Ci sono produttori di pecorino, di Montepulciano, veramente, veramente validi, che possono aggiungere qualcosa all'Italia e al suo valore per il vino e tutto il resto. Sono assaggiato dei vini, ho potuto assaggiare dei vini veramente particolari nella loro tipicità, è questa la cosa nuova, la tipicità del vino, e l'Abruzzo può dare sicuramente qualcosa, territori piccoli, grande mineralità, territori molto calcari, sapidità eccellente, equilibrio, ci sono produttori veramente dai piccoli che sono veramente delle scoperte, alcuni veramente allora, eccezionali. Che cosa, lei diceva migliorare il rapporto di promozione, conoscere, esatto, conoscere alla gente questa realtà, perché è un po', non dico ignorante, ma comunque un po' chiusa nel suo modo di essere, devono allargare un po' le frontiere e allargarsi un po' questa cultura nuova che è questa qua abruzzese, questa realtà veramente secondo me eccezionale. Presidente Mariamiero, noi abbiamo raccolto un po' di sensazioni anche tra gli addetti ai lavori, è indubbio che il nostro vino sia cresciuto anche nella percezione, no? Che cosa manca per un ulteriore salto di qualità? Riuscire a comunicare in maniera completa l'eccellenza dell'intero territorio abruzzese e dei suoi prodotti. Questo è uno sforzo che stiamo cercando di fare anche a livello di consorzio ormai da 2 anni, attraverso delle campagne pubblicitarie, attraverso delle operazioni di incoming o anche di fiere all'estero, e da questo evento rientra nell'ambito di questa strategia, perché quando riusciamo a far assaggiare i nostri prodotti il successo è assicurato sia per quanto riguarda la qualità in termini assoluti e poi nel rapporto prezzo-qualità, per il quale, grazie al quale in questo momento il vino abruzzese si sta affermando in Italia ma in tutto il mondo. Quindi abbiamo sentito un enotecario che dice ormai tutti sanno di Piemonte, Lombardia, Veneto, dice l'Abruzzo potrebbe raggiungere anche questi livelli. Assolutamente sì, l'Abruzzo raggiungerà questi livelli perché è una regione altamente vocata per quanto riguarda la vite, dove abbiamo dei produttori eccezionali che stanno investendo sempre di più sul territorio, sulla qualità dei vigneti e sulla qualità del prodotto finale. È logico che dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme, perché è importante comunicare insieme quella che è l'eccellenza del nostro territorio. Ad Abruzzo di sera, nelle 2 giornate milanesi, c'erano anche gli altri straordinari prodotti della regione, dall'extravergine ai formaggi, la ventricina, gli anellini alla pecorara e i piatti preparati dalla brigata dello chef Peppino Tinari. In questa degustazione ho voluto rappresentare un po' l'Abruzzo, quindi abbiamo messo dalle lenticchie di Santo Stefano, allo zafferano, al maiale nero, al farro, alla pasta alla chitarra, all'agnello, al canestrato di Castel del Monte, al caciocavallo, al pecorino di Farindola. Quindi abbiamo preso i prodotti più rappresentativi perché secondo me una persona che assaggia questi prodotti qui, che stanno fuori luogo, dopo vorranno venire a vedere il luogo, il prodotto e i produttori. Il presidente del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, Tonino Verna, traccia un bilancio delle 2 giornate. Ospiti importanti sia ieri sera con i consumatori finali e sia oggi con gli addetti ai lavori, dagli enotecari ai ristoratori ai giornalisti esperti di enologia. Ci hanno detto: avete delle eccellenze, fatevi conoscere, impegnatevi, investite. Investire non significa soltanto mettere dei soldi.
Per questo, conclude il presidente Verna, puntiamo a consolidare la conoscenza dell'Abruzzo in tutte le sue espressioni, con obiettivo Expo 2015. La Regione Abruzzo, il Consorzio e i produttori vitivinicoli abruzzesi saranno presenti con la caparbietà che li contraddistingue, perché siamo sicuri di portare a casa grandi soddisfazioni non solo dal punto di vista etico-morale ma anche dal punto di vista finanziario.